Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata numero 126 su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro Forest Green Rovers, penultima puntata di questa stagione incredibile. Abbiamo già vinto la Carabao Cup, quest'oggi ci sarà la finale di FA Cup, ma prima di quella finale due match di Premier League per cercare di agganciare Manchester United avanti di soli due punti. Manchester che tra pochissimi giorni affronterà il Chelsea. Quindi signori, andiamo avanti perché incredibilmente il Manchester United si è portato a casa la vittoria contro il Chelsea e quindi le speranze del Forest Green diminuiscono sempre di più. Ha vinto 4-1 contro il Chelsea, noi affronteremo l'Arsenal che attualmente si trova in terz'ultima posizione, si può ancora salvare a due punti di distacco dal Newcastle, quindi giocherà con il coltello tra i denti. In questa partita contro l'Arsenal ci sarà davvero poco turnover, mentre nella prossima partita di campionato molto turnover contro il Crystal Palace per poi arrivare in finale di FA Cup. Belli carichi, non possiamo perdere. Se perdiamo praticamente il campionato è finito. Dobbiamo rimanere con due punti di distacco per sperare nelle ultime due giornate in un passo falso da parte del Manchester United. Se il Chelsea non è riuscito a battere il Manchester, non penso che le altre riescano, anche perché se non ricordo male sono rimaste due squadre non fortissime. Nell'ultima giornata il Manchester e Devils affronteranno la squadra che affronteremo in finale di FA Cup, quindi diciamo forse qualche piccola speranza con un pareggio e poi c'è tutto da capire se con la differenza reti riusciremo a passare in prima posizione. Questa è la formazione dell'Arsenal e Cristiano Ronaldo dà il via a questo match. Cristiano Ronaldo ha 6 gol di distacco dalla prima posizione nella classifica marcatori, che è presidiata in prima posizione da Neymar. Harry Winks tiene il pallone, non possiamo pareggiare, non possiamo perdere. Attenzione Harry Winks, prima occasione, nono minuto, palla fuori. Harry Winks molto bene sulla fascia, attenzione, palla che scorre. Vediamo un po', Pulisic riesce a prendere il pallone, Pulisic non c'è fallo, Pulisic nell'area di rigore, corner. 25esimo Phil Foden, eccolo, pallone in mezzo sul primo palo, cerca Jonathan Lecco, Harry Winks la stoppa, può provare il tiro contro balzo, pallone che si impenna. Un'altra partita difficilissima per i Forest Green. L'Arsenal ha tutto da perdere con una sconfitta e con un pareggio. Attenzione qui Depay, fallo. No, non ha dato rigore. Era rigore tutta la vita. Ronaldo, benissimo. Pulisic, non c'è fuori gioco. Attenzione a Pulisic, provaci Pulisic. Leno, bravissimo qui. Mkhitaryan si sposta sulla fascia destra del Forest Green, chiede fuori gioco De Ligt, non c'era, sbaglia il passaggio, attenzione, l'Arsenal, fuori gioco di nuovo, fuori gioco, meno male, scambia, ancora Pulisic, riesce ad arrivarci, Pulisic, benissimo, salta così l'avversario, si infila nell'area di rigore, tocca all'indietro, attenzione, Cristiano Ronaldo, palo, Lecco, non c'è fuori gioco, 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 ha segnato Jonathan Lecco, 1-0 allo scadere del primo tempo. Il tiro di Ronaldo di sinistro colpisce il palo e Lecco si fa sempre trovare lì al posto giusto nel momento giusto. Difficilissima questa partita, l'abbiamo sbloccata in modo abbastanza fortunato. Due minuti di recupero che stanno per scadere, ultima azione, l'Arsenal ci prova con questo colpo di testa, niente da fare. E inizia il secondo tempo, attenzione perché il Manchester sta già anticipando la prossima giornata e sta pareggiando 1-1 contro il Watford. In questo momento siamo in prima posizione con gli stessi punti dei Red Devils. Mamma mia, mamma mia, l'Arsenal adesso cerca in tutti i modi il gol del pareggio. Ecco il tocco, Harry Winks, Ronaldo chiede il pallone, vediamo un po' se ci arriva Cristiano Ronaldo in velocità, tiene il pallone, cade il difensore, Cristiano Ronaldo nell'area di rigore, ancora Cristiano, deviazione, Jonathan Lecco sempre lì, cade, ma ha preso prima il pallone, peccato, 65esimo, vicini al raddoppio. Doppia sostituzione, sono usciti Foden e Cristiano Ronaldo, sono entrati Tyler Rose e Connor Simpson. Ancora Tyler Rose, finta di Tyler Rose, ancora Tyler Rose, il passaggio Jonathan Lecco, poi con il sinistro, ancora Jonathan Lecco e ancora Leno. E alla fine la pareggeremo perché Leno sta facendo davvero troppe parate. Attenzione Connor, 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 Connor. È tornato, serviva solo un periodo di riabilitazione dopo l'infortunio ancora una volta crociato. Connor Simpson di testa, eccolo qui, la sua specialità. Mamma mia, torsione di testa e Leno battuto.
Match portato a casa. Sta per finire. Sta per finire sperando che incredibilmente il Manchester porti a casa massimo un pareggio. Signori, l'Arsenal battuto. L'Arsenal che rischia la retrocessione, anche se aveva recuperato un po'. Adesso c'è da vedere cosa ha fatto il Manchester. E ha vinto. E ha vinto il Manchester United. Bene. E quindi, con una partita in meno, abbiamo 5 punti di distacco. Ma manca solo l'ultima per il Manchester United, che affronterà il West Ham, che in questa puntata affronteremo incredibilmente nella finale di FA Cup. E adesso penultima partita di campionato, siamo costretti a vincere per rimanere a 2 punti e sperare nell'ultima giornata un passo falso del Manchester United contro il West Ham. Quindi signori, in trasferta contro il Crystal Palace dobbiamo vincere e fare anche turnover. Con Connor Simpson capitano, questa è la formazione che scenderà in campo con Sonny Layton, Walker Peters, Adarabio, Jo Smalling, De Vrijs. Che rischio. A centrocampo Ovejaria, Tyler Ross e Harper. In attacco Leko, Simpson e Chong. Appena Leko sarà stanchissimo, lo andremo a sostituire e da quelle parti metteremo Price. Il Crystal Palace è la squadra che è ammorata, se non... infatti, ammorata. Vediamo insieme la formazione della squadra avversaria. Non sarà semplice marcare Alvaro Morata con la difesa che abbiamo messo in campo. Però se riusciamo subito a fare un gol, perché l'attacco comunque non è male, centrocampo non è male e centrocampo riserva, ma comunque è un centrocampo comunque molto molto buono. Vediamo un attimo come si schierano in campo, spero almeno che non si schierino con una difesa 5. Tutto passa da questa partita, se vinciamo c'è ancora possibilità, se pareggiamo salutiamo il campionato in poche parole, perché abbiamo 5 punti, con un punto andiamo a 4 e non possiamo più recuperare. Quindi il Manchester United è adesso con gli occhi puntati a questo match. Comunque nessuna difesa 5 e quindi difesa 4 ce la possiamo fare. E c'è un Connor Simpson che pian piano si sveglia. Ancora Davis, si infila, scivolata a vuoto di De Vrijs, pallone in mezzo, la blocca Layton, siamo partiti male. Forest Green adesso che fa la partita, Forest Green con molto possesso di palla, stiamo cercando di entrare nell'area di rigore. Ecco il tocco ad Harper, Harper punta l'uomo, non trova nessuno e quindi si rifugia da Ovejaria. Ovejaria per Connor Simpson che fa una finta, si gira, Connor di sinistro, palla che si impenna. 8 minuti, bene, tocco buono. Connor la protegge, il passaggio ad Harper, un po' di spazio, passaggio ancora, Connor di sinistro, niente, non la abbassa la palla. C'è stata una deviazione, ecco perché il pallone si è impennato, pallone in mezzo, colpo di testa e siamo in vantaggio, ha segnato Hobby e Jaria. Ce la possiamo ancora fare, possiamo sperare nel West Ham, attenzione perché West Ham che affronteremo nella prossima partita in finale di FA Cup, quindi mamma mia. Occhio Morata, subito lo scambio, ci ha messo il piede. Smalling, attenti qua, Kakai, Smalling, molto bene, si fa anticipare dal pallone Ovejaria, c'è un giocatore a terra, si continua, il tiro di Morata, Smalling si era fatto male, può andare, Ovi, sempre lui, Ovejaria, punta all'uomo, il tocco sempre verso Jonathan Leko, vediamo di riuscire a raddoppiare prima del termine di questo primo tempo. Ecco il pallone in mezzo, Chong ha tentato lo stacco di testa, niente da fare. E poi la girata di Connor Simpson, palla che si spegne sul fondo. Bravo Connor. Dai che è finito. Finisce signori il primo tempo, risultato misero, 1-0 per i Forest Green. Non è finita qui. Bravissimo Leko, palla che rimane lì. Proveranno a tirare in porta adesso quelli del Crystal Palace. Attenzione a Morata, tocco sulla fascia, attenti Morata, e poi c'è Layton. Occhio perché questa partita non la vedo semplice per niente proprio. Cosa fai Layton, cosa fai, cosa fai Layton? Morata, tiro fuori. Davis, capisce tutto De Vrijs, adesso Chong, il tocco è buono, Harper può andare. Harper per Walker Peters, attenzione, guarda Jonathan Leko, niente da fare, il passaggio ancora Jonathan Leko che deve fare una finale contro il West Ham. Jonathan Leko ancora, Jonathan Leko vede Chong libero dall'altra parte, Chong ha segnato il leone nella foresta verde. Signori, sostituzione, esce Leko ed entrerà Price. Harper, Harper per Chong, eccolo Chong, eccolo Chong, eccolo Chong, finta di Chong,
nell'area di rigore. Chong, ancora il tocco ad Harper, non c'è fuorigioco, il tiro, palo! O traversa, comunque ha colpito il legno per la seconda volta in questa partita. Politano, pallone in mezzo, attenzione, l'ha girata la grande parata di Sonny Layton. La grande parata di Sonny Layton, ma c'era fuorigioco. Rinvia Sonny. Rinvia sempre di più Sonny. Molto bene per Connor Simpson di testa, bravissimo. L'aggancia molto bene, ancora Connor. Il passaggio troppo lungo, niente da fare. 3 minuti di recupero, ne è passato già uno, ne sta per passare un altro. Attenzione a Forest Green, che potrebbe finire il campionato con pochissimi punti di distacco dalla prima posizione, oppure vincerlo per errore dei Red Devils. Finisce, signori, 2 punti di distacco dai Red Devils. Si decide tutto, nell'ultima giornata c'è da pregare il West Ham, ma prima di pregarlo c'è da batterlo. Cioè, noi il giorno dopo affronteremo il Watford. Non ci credo. Finale e il giorno dopo l'ultima partita di campionato. Questa è la classifica, manca una giornata, c'è da sperare, ma adesso la finale. Finale di FA Cup contro il West Ham, che poi deve recuperare, perché il giorno dopo ci sarà il match contro il Manchester United. Niente, non vincerà mai. Ok, formazione titolare, non ha recuperato 100% Jonathan Lecco, ma sono felicissimo di giocarla così. È l'ultima di campionato, non so proprio come giocarla perché non hanno recuperato neanche le riserve. Quindi adesso pensiamo a questa finale, poi nell'ultima giornata servirà tanto cuore. Portiamoci a casa la doppietta, abbiamo già vinto la Carabao Cup, portiamoci a casa l'FA Cup. Nella prossima puntata probabilmente scopriremo chi vincerà la Premier League e chi vincerà la Champions League. E questa è la formazione del West Ham, che il giorno dopo affronterà il Manchester United. Quindi diciamo che il Manchester è stato fortunato a trovare il West Ham nell'ultima giornata, che ovviamente non ha riposo. Finale che inizia adesso. Cristiano Ronaldo dà il via, ragazzi. Non sbagliamo, perché potrebbe essere anche l'ultima coppa che vinciamo quest'anno, eh. Harry Winks, molto bene per Pulisic. Cristiano Ronaldo, ecco un altro tocco, ecco un altro passaggio. Jonathan Lecco che si infila nell'area di rigore. Jonathan Lecco, traversa, il colpo di testa. Cristiano Pulisic. E Forest Green in vantaggio dopo 7 minuti in questa puntata. Abbiamo colpito già 3 pali. 3. Jonathan Lecco, ancora una volta, che bordata di sinistro. Palla che rimane lì, colpo di testa di Pulisic. Ok, ma non è finita, eh. Non è finita, è appena iniziata. E questa squadra dovrebbe battere il Manchester United. Speriamo proprio di sì. Speriamo sbagli il Manchester. No, errore difensivo. C'è spazio, pareggia subito. Ecco, li ho presi in giro e ci hanno subito pareggiato. Fernandes, 1-1. Tutto nasce da questo stop sbagliato di Alexander Arnold. Bene, Pulisic, Alexander Arnold. Non sbagliamo Alexander, sempre lui. Arnold Schwarzenegger. Adesso è Brescian, la mette in mezzo. Attenzione, molto bene quel cross. Ancora un tocco, Harry Winks. Il passaggio, Phil Foden si infila nell'area di rigore. Ancora un tocco, Ronaldo di tacco. Jonathan Lecco colpisce il difensore. Harry Winks, ancora una deviazione, fa muro il West Ham. Adesso Jonathan Lecco sterza. Jonathan Lecco la rimette in mezzo. Ecco il colpo di testa che non arriva. Tyler Brown l'appoggia molto bene per Harry Winks. C'è spazio, attenzione, Phil Foden si infila. Phil Foden! Di nuovo in vantaggio, ha segnato il numero 47. Che campione, Phil Foden! 2-1. Foden! Eccolo il tiro di Foden e il portiere poco reattivo. Siamo di nuovo in vantaggio, non prendiamo gol dopo 4 minuti di nuovo, eh? Mancano pochi secondi alla fine del primo tempo. Match davvero molto molto equilibrato nonostante i 3 gol. Signori, primi 45 minuti, per il momento doppietta Forest Green. Ok, scambia, veloce, molto bene, 1-2, bellissimo, ancora Jonathan Lecco, si infila Jonathan Lecco! Finalmente, vediamo un tiro in porta. Tiene la sfera, Harry Winks, aspetta che ritorni Ronaldo in posizione, palla fuori di poco. No! West Ham che pareggia, grandissimo tiro in porta. Layton battuto. Signori, questa finale non finisce così. Signori, è entrato Azoro
Ed è uscito Jonathan Lecco. Quindi adesso avremo velocità per i contropiedi. Cerchiamo di sbloccarla così, perché non ho più idee. E siamo stanchi. E siamo molto stanchi. Rinvio. Cerca Ronaldo. Colpo di testa bellissimo. Tyler Brown. Tyler Brown. Fatevi vedere. Fatevi vedere, Cristiano Ronaldo. Ok, scambia. Dai, portiamola a casa senza rigori, senza supplementari. Non so cosa ci sia dopo. Attenzione, si infila. Ha segnato. Ha segnato. Ad un minuto dalla fine. Ha segnato. Harry. Mamma mia. Mamma mia. Il tiro di Harry Winks deviato e palla che entra. Mamma mia, che fortuna qui. E ce la portiamo a casa. E ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa. Due su due. Due su due. Due su due. Il Forest Green vince anche questa coppa. Carabao Cup ed FA Cup nella nostra bacheca. Sì, sì, ci sta, ci sta, ci sta. Adesso c'è da scoprire nella prossima puntata se vinceremo la Premier League e la Champions League. Possiamo fare il quadriplete. Possiamo fare il quadriplete. Questa volta la coppa la alzerà Emre Can. Eh sì ragazzi, avevo fatto la sostituzione. C'era Jonathan Lecco con la fascia da capitano. Ho fatto la sostituzione e la fascia è capitata ad Emre Can. Va bene, peccato non si possa scegliere il cambio fascia, ma alla fine è stato parecchi anni e merita di alzare questa coppa il Forest Green. Porta a casa l'FA Cup. E adesso, signori, nella prossima puntata, segno della croce. Segno della croce, scopriremo le competizioni migliori, la Premier League e la Champions League. È più semplice vincere la Champions League che la Premier League, secondo me. Campione, congratulazioni, 3-2, mamma mia il terzo gol, davvero fortunato, tiro di Harry Winks ad incrociare con deviazione del difensore che spiazza il portiere sul suo palo. E quindi nella prossima puntata, stanchissimi, cercheremo di vincere contro i Watford per poi andare a fare la finale di Champions League. Stessa cosa per il West Ham, che giocherà l'ultima partita di campionato contro il Manchester proprio con la condizione a terra, perché non hanno avuto neanche un giorno di riposo. Detto questo ragazzi, voglio ricordarvi che il 20 agosto uscirà uno dei tanti progetti che ho in mente, una nuova serie chiamata Exobyte, una serie gameplay. E quindi se vedete che non esce tutti i giorni una serie, ok, quindi FIFA eccetera eccetera, è semplicemente perché sto facendo qualcosa da sotto. Quindi ragazzi, visto che penso di fare massimo un'altra stagione, non ha senso cambiare squadra. Quindi l'anno prossimo, e quindi come ultima stagione, finiremo sempre con i Forest Green, ma cercheremo di confermarci campioni. O al massimo, se non riusciremo a vincere la Champions League e la Premier League, ovviamente cercheremo di vincerla. E faremo ovviamente calciomercato per continuare a potenziare la nostra foresta verde. Io vi do un bacione e un abbraccione e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!